Nel territorio di Pietrasanta cambiamo argomento, parliamo di sport perché sono stati oltre 150 finora i ragazzi che hanno preso parte ai campus sportivi, resi possibili anche dagli interventi effettuati dall'amministrazione comunale agli impianti appunto del territorio. La riqualificazione degli impianti sportivi di Pietrasanta favorisce l'organizzazione di campus estivi per i giovani calciatori di tutta Italia. Sono quasi 200, solo questa settimana, le promesse del calcio impegnate sui campi della Pruniccia, Pedonese e Stadio Comunale per allenarsi con alcuni dei campioni e professionisti che hanno giocato nei campionati di massima serie. Ad inaugurare la stagione dei campus estivi erano stati la Buffon Academy a Campo Marco Pedonese e il megatorneo con 500 calciatori organizzato dal Pietrasanta Calcio su tre campi da gioco. Questa settimana è stato il turno degli ex del Milan Luca Saudati e Luigi Sala e dell'Atalantino Leonardo Pettinari. Gli investimenti sugli impianti sportivi, in particolare del campo di atletica, aiuteranno il territorio soprattutto in bassa stagione. Lo sport, ha dichiarato l'assessore allo sport Andrea Cosci, è un potente volano turistico che vogliamo promuovere e sfruttare. Negli scorsi giorni è stata approvata dal Consiglio Comunale un'importante variazione di bilancio, che servirà a proseguire il percorso di miglioramento delle strutture sportive, risorse destinate al rifacimento del parquet della palestra Tommasi e per iniziare a sistemare gli spogliatoi per gli arredi del campo del Sale e della Pruniccia di Strettoia, ma anche per il Pedonese con l'acquisto della tribuna e di una parte di nuove recinzioni. Questo si chiude la prima parte di TG Versilia, tra poco.